siamo a casa di Ideabile, un'agenzia che nasce con una prerogativa: servire la piccola media impresa. Noi siamo uno studio di consulenza della comunicazione che siamo specializzati nel seguire tutti quelli che sono quei progetti di giovani imprenditori o giovani aziende che vogliono evolvere e soprattutto vogliono contraddistinguersi nel frastagliato mercato della comunicazione. Chiara e Giacomo, i due founder, tra l'altro tutti e due di Estrazione Design. Fa la differenza? Esatto, fa un po' la differenza, nel senso che la creatività, comunque il nostro percorso di studi, ci ha permesso di avere un metodo che un po' in tutte le cose, la creatività, dagli aspetti un pochino più burocratici piuttosto che di pianificazione eccetera, aiuta molto avere un metodo che ci guida noi internamente, ma anche il cliente poi in tutti i percorsi, esatto. Anzi, è sempre, noi lo diciamo sempre ai nostri clienti, che è proprio il processo che è un po' il nostro, diciamo, punto di forza e soprattutto il nostro timbro, perché ovviamente noi entriamo in relazione con questi clienti che vedono la comunicazione come un asset fondamentale per il loro business, però ovviamente non sanno né da che parte iniziare e soprattutto non sanno come muoversi all'interno dei milioni touch point, piattaforme, canali della comunicazione. Noi non siamo tuttologi, ma grazie al nostro proprio design thinking e soprattutto grazie al nostro proprio approccio riusciamo a captare quali sono i desiderata e gli obiettivi, e grazie al nostro staff interno e soprattutto al nostro preziosissimo network esterno riusciamo a dare un prodotto unico su misura al cliente finale, e questo ci permette sempre di essere un po' sia al passo con i tempi e soprattutto evitare quell'effetto un po' tuttologia della grande agenzia. Non a caso, insomma, lo diciamo sempre, il posizionamento è basilare. Tra l'altro, ecco, a che tipo di imprenditoria, a che tipo di realtà e di settori vi state rivolgendo maggiormente ed è piaciuta di più la vostra proposta? Allora, spaziamo abbastanza nei settori, però c'è un mondo in cui, diciamo, siamo un pochino più concentrati, che è tutto quello che è fitness, wellness, cura della persona, beauty. Abbiamo parecchie case che in qualche modo, diciamo, abbiamo un portfolio un pochino più nutrito in questi settori. Che poi è paradossale che adesso che ci penso, se ripenso quando iniziamo, e uno dei primi clienti fu proprio era un complesso termale per il quale dovevamo rifare tutta l'identità e ripensare un po' il posizionamento, e oggi dopo sette anni siamo ancora qua, che sempre più diciamo che siamo a supporto proprio per tutto questo settore che è veramente in continua espansione e soprattutto richiede sempre di più che la comunicazione abbia un ruolo fondamentale, e devo dire che ci stiamo divertendo molto e soprattutto stiamo trovando anche le persone giuste, i professionisti giusti che riescono a dare a queste tipologie di progetti un valore aggiunto. Ci tengo anche a dire che una cosa che si sta verificando in questi ultimi anni è proprio la tipologia, diciamo, di cliente che si rivolge a noi. Sempre più i nostri clienti, prima di essere aziende o prima di essere brand di prodotto, sono loro stessi brand della loro persona. Quindi aiutiamo questi giovani imprenditori che al mondo d'oggi si presentano da noi, che già hanno un profilo social, hanno un'identità digitale, che però non sanno come coniugare la loro presenza digitale con il loro nuovo prodotto, con la loro nuova azienda. E quindi noi in punta di piedi ci mettiamo come di copilota vicino a loro e le affianchiamo in questo processo dove tutto sembra molto naturale e insieme raggiungiamo obiettivi e soprattutto traguardi molto importanti, che infatti abbiamo molti clienti fidelizzati e soprattutto con i quali continuiamo anno dopo anno a crescere e soprattutto fare progetti. Mi viene da pensare che sia un lavoro veramente quasi come se diventaste un team interno alla realtà, perché spesso immagino
sanno, si tratta di realtà che non sono organizzate al loro interno con un reparto comunicazione. No, esatto, esattamente questo. Queste piccole e medie imprese arrivano da noi che appunto c'è spesso un'idea creativa forte, c'è una strategia commerciale di marketing, ma molto spesso hanno bisogno di essere guidati in tutta una serie di processi, definizioni di strategie, quindi non solo la parte creativa di comunicazione, ma diciamo li aiutiamo anche a identificare poi i partner che poi li aiuteranno a mettere in atto tutta una serie di strategie, a farli diventare effettivamente brand, impresa, azienda. Per concludere, insomma, facciamo un po' i conti con i risultati, sono tangibili, li garantite? Sì, li garantiamo, nel senso che, come dicevo prima, il fatto di avere ovviamente clienti che da anni ormai sono nostri clienti, per noi questo è uno dei più grandi successi, perché in qualche modo vuol dire che abbiamo lasciato un segno e soprattutto siamo stati parte fondamentale della loro evoluzione a livello di business. Ovviamente abbiamo raggiunto con i nostri clienti anche grandi risultati, sia in termini di numeri ma soprattutto di posizionamento, quindi clienti che hanno bussato alle nostre porte, che avevano un problema di riconoscibilità da parte del mercato, ad oggi ne escono che sono ben posizionati e soprattutto che hanno tutte le carte in regola per competere in un mercato sempre più, diciamo, sempre più competitivo.